Benedite nostro Signore, benedite noi.
Dagli Atti degli Apostoli. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto. Avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni. Thank you.
Che ha risuscitato il Cristo costituendolo capo e salvatore nostro. E risplenda su di noi la gloria del Cristo. Padre Santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte alla gloria, fa che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua mirabile luce. Ci hai salvati mediante la fede. Fa che viviamo in modo coerente nostro. Ci inviti a guardare in alto dove Cristo siede alla tua destra. Aiutaci a vincere le suggestioni del male. La nostra vita sia nascosta in Cristo. E risplenda al mondo come annunzio dei cieli nuovi e della terra nuova. Ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.